ragazzi, bentrovati e rieccoci per un nuovo appuntamento su Mary's Place. Oggi mi trovo a Londra, in particolare nella palestra in cui si allena il mio ospite. Lui è un grande pugile, un campione internazionale che ha dato tanta visibilità alla box in Italia. Ecco a voi Daniele Scardina. Grazie mille per essere qui con me oggi, come stai? Grazie mille a te per questa intervista, benissimo. Benissimo, come si sta a Londra? Si sta bene. Vabbè, a parte il clima che è un po' pazzo, però si sta molto bene, è una bella città. Sì, assolutamente. È la prima volta che sono qui e devo dire che mi ha già fatto un'ottima impressione. Sì. Ma senti, allora iniziamo dal principio. A che età ti sei avvicinato al pugilato e come mai proprio alla boxe? Io mi sono avvicinato al pugilato, avevo più o meno 14-15 anni. Ok, quindi da ragazzo. Sì, diciamo che mio zio mi ha passato questa passione, diciamo. E tramite lui ho iniziato a praticarla e poi piano piano mi sono innamorato di questo sport. E senti, quindi tu ti sei trasferito sin da subito a Miami per allenarti da professionista. Immagino che questa sia stata una scelta impegnativa, comunque lontano dalla famiglia, lontano dall'Italia. Cosa mi racconti di questa esperienza in America? Sì, diciamo che la scelta di andare in America è stata una scelta abbastanza dura, però era una via, vedevo una luce di speranza da lì, perché poi ho sempre amato il professionismo americano, quindi era un mio sogno. Ho fatto la parte da dilettante in Italia, poi quando volevo passare... E a che età sei andato in America? La prima volta avevo 18 anni. Ah, quindi hai iniziato a 15, quindi praticamente... 18 anni, sì, sono andato lì, ho fatto le mie prime esperienze, poi al momento giusto, quando ho detto che è il momento di passare il professionista, ai 22... sono partito definitivo per Miami. Per Miami, quindi sei stato solo a Miami? No, ho fatto anche New York. Ok. Ho fatto delle esperienze, dei periodi a New York. Ok. Dove mi hanno formato tantissimo, perché comunque questi viaggi ti aiutano a crescere, ti formano. Ma eri da solo? Ero da solo, poi lì c'era uno dei miei migliori amici con cui avete condiviso una bellissima esperienza, diciamo l'inizio della mia carriera. E pensa un po' te che ora è anche qua a Londra, quindi insomma, è un po' il... Ti sta vicino sempre, insomma. Sì, sì. E com'è stata, cioè, se dovessi comparare Miami e New York, qual è stata l'esperienza che ti ha lasciato di più? Guarda, vabbè, Miami è stata casa per me. Io ora sono arrivato qua, sono tornato, diciamo, in Italia tra Milano e Londra, quindi... Però ho vissuto 8 anni fisso a Miami. Okay. Per me Miami è casa e cioè, diciamo, sia a Miami che a New York mi hanno lasciato un segno molto forte. A New York ero molto giovane, avevo 18 anni, hai 19 anni, e era una delle mie prime esperienze che mi hanno portato a dire ok, questo è il percorso, questo è il cammino che devo prendere, a rimboccarmi le maniche, certo, e andare avanti, certo, come un treno, diciamo. Immagino. Ma senti, invece, qual è stato l'incontro che hai fatto che ti ha lasciato, insomma, cioè il più bel incontro che hai fatto che ti ha lasciato, insomma, più soddisfazione, più gratificazione? Guarda, io ho fatto tanti incontri belli che mi hanno portato alla mia crescita. Poi da quando ho iniziato a collaborare con Matchroom, con DAZN, sì, abbiamo fatto degli eventi bellissimi in Italia, e comunque combattere davanti alla mia gente, davanti alle persone che mi amano, è stato qualcosa di spettacolare. Ho vinto 3 titoli, ed è stato unico. Immagino che tu abbia anche tanti supporters che quindi ti guardano, ti seguono, ti supportano, insomma, ad ogni incontro. E senti, invece, qual è stato l'avversario secondo te più forte che hai incontrato sul ring? Ma sai, ho incontrato tanti avversari abbastanza forti. Uno degli incontri più duri è stato appunto l'incontro che ho perso. Ma non è stato duro perché l'ho perso, è stato duro un po' tutto la fase come sono arrivato, il periodo di vita che stavo percorrendo, l'incontro. Sai, è stata una diciamo, ho perso, sono una caduta
mentale o fisica, però che mi ha aiutato poi a rialzarmi e a crescere, perché si impara da quelle cadute. Infatti comunque bene o male le cadute in un percorso come il tuo immagino che ci siano e fanno parte anche del percorso. Sai, sono parte della vita, cioè lo sport è uguale alla vita, cioè, assolutamente. Fanno parte della vita, si cade, bisogna essere disposti a rialzarci e certo. a imparare da quella caduta, certo. a portarcela avanti certo. come esperienza e andare avanti. Andare avanti. Senti, ma tu sei anche molto religioso, ho visto, ma questa tua avvicinanza alla religione l'hai sempre avuta sin da piccolo oppure magari ti sei avvicinato in un momento particolare della tua vita? Raccontami Guarda, un po' questo aspetto. Io ho sempre sentito quella presenza e quella forza maggiore che era sempre vicino a me. Però poi da Miami ho iniziato a praticare una chiesa cristiana evangelica. Okay. E da lì ho conosciuto il pastore che mi ha guidato attraverso la parola di Dio. E da lì ho avuto un'esperienza fantastica con il Signore. E ce l'ho tuttora, ancora tutti oggi. I giorni, tutti i giorni un'esperienza nuova. Bello. E da lì, cioè da quando ho conosciuto quel cammino, no, non ho potuto più fare a meno. Ho capito. Ma senti, invece la tua famiglia, che valore ha per te? Insomma, ti è stata vicina in questo tuo percorso, in questa tua carriera? Sì, vabbè, la mia famiglia è tutta la mia vita. Diciamo che è il motore, è la mia motivazione principale. Mi sono sempre stati vicini, anche arrivando da un posto abbastanza umile e non avendo niente, diciamo. Tu sei di vicino a Milano, giusto? Di Rozzano, okay. Sì. Non avendo delle basi, diciamo, concrete e forti, però c'era la base principale che era l'amore, no? L'amore di una madre, l'amore di un padre, di un fratello maggiore, della famiglia, no? Mia nonna. E mi sono sempre stati vicino, mi hanno sempre trasmesso quei principi che sì. poi ti sono sei appunto, dietro. Esatto, l'amore, l'educazione, il rispetto che fanno la differenza nella vita e come approcci lo sport, come approcci la vita, come approcci una carriera. Quindi io ringrazio tantissimo loro e, come ti dicevo, sono il motore della mia vita. Ma senti, ma in futuro ti piacerebbe avere una tua famiglia? Beh, sì, sì. Assolutamente. Sì, sarebbe stupendo. Certo, e invece come esperienza televisiva tu hai partecipato a Ballando con le Stelle, giusto? Sì, e com'è stata questa esperienza, insomma, dal pugilato al ballo? Fantastica, guarda, io lo rifarei anche oggi perché è stata un'esperienza, a parte che ti riempie tanto, impari tanto, poi erano tutti super carini e poi comunque mettersi in gioco con una nuova disciplina con il ballo, imparare cose nuove, è qualcosa di magico. E diciamo ma che è stato difficile No, a è stato super difficile, sai, perché ogni settimana dovevi intreprendere uno o due balli diversi, che io immagino. Non avevo mai, il tango, il valzer, sì. la zumba, no, la zumba, la rumba, cioè comunque balli che io non avevo mai fatto. Sì, però e è stato quindi, divertente. Sì, è stato divertente proprio mettersi in gioco, in 3-4 giorni imparare. Poi la mia maestra è stata bravissima. Ok. E quindi, no, però è stata un'esperienza fantastica. Quindi, insomma, tu fai un sacco di esperienza, al pugilato, al ballo. Sì, guarda, io dico sempre, io sono un po' come un polipo, con la testa, sì. parte principale, appunto, la cosa che più amo, che è lo sport, è la box, e poi con i tentacoli cerco di prendere tutto quello tutte che le esperienze mi piace, esatto. sì, che arrivano, sì, insomma, esatto. sul tuo percorso. Senti Daniele, io ti ringrazio veramente per il tuo tempo e la tua disponibilità, è stato un piacere averti grazie con me oggi. Grazie ancora e ragazzi, rimanete sintonizzati per il prossimo episodio. Ciao.